Amiche e amici della Big Family, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Valentina, questo è il mio canale TB6 Knits. Benvenuti se non ci conosciamo ancora, bentornati se ci conosciamo già. Oggi, ragazzi e ragazze, vi presento la stola tratta dal libro Ce l'ho, mi manca, subito dopo la sigla. Valentina, Valentina che cuce la lana, cuce la lana, cuce la lana. Cari amici, care amiche, eccoci qua in un nuovo video dedicato al protagonista della settimana tratto dal mio ultimo libro, Ce l'ho, mi manca. Oggi, ragazzi, parliamo della stola. È veramente gigante, quindi non so come farvela vedere all'interno di questo piccolo, piccolissimo schermo, ma pazienza. Come già sapete dai video precedenti, la stola la trovate nella pubblicazione cartacea Ce l'ho, mi manca, che potete acquistare su Amazon oppure nella pubblicazione digitale non stampabile che potete trovare su Ravelry, ma da questa settimana potete trovare la stola anche come pattern singolo. Vi metto tutti quanti i link qua sotto nell'info box per vostra comodità e spero di aver scritto tutto correttamente. Allora, ragazzi, ragazze, la stola. Uno dei pochi accessori contenuti nel libro, ma io credo che la stola possa essere considerata un pochettino il mio marchio di fabbrica. Infatti, la preferisco di gran lunga allo scialle, anche se adoro gli scialli, soprattutto quelli asimmetrici, ma la stola ha questo potere slanciante, allungante e verticalizzante che nessuno scialle ha. E poi, ragazze, per la stola ho utilizzato un punto pizzo. Adesso io veramente non so come farvelo vedere perché è davvero molto molto complicato. Comunque ho utilizzato questo punto pizzo che credo sia uno dei più bei punti pizzo che ho mai utilizzato in vita mia. Allora, se lo guardate bene, vi ricorderà qualcosa. Infatti è la versione 2.0 del pizzo che ho utilizzato per Frost, lo scialle che ho realizzato per appunto Lane, la pubblicazione 50 due settimane di scialli. Già quel pizzo era meraviglioso, ma questo è veramente fantastico perché ho preso questo modulo e l'ho reso speculare, l'ho intervallato da questi motivi traforati che sono veramente meravigliosi ed è veramente una stola pazzesca, mi piace tantissimo. La lavorazione tuttavia è molto semplice per quanto lunga, si incomincia da una estremità e si avviano i punti necessari, poi si lavora un bordo a legaccio. Si prosegue con il punto pizzo nella zona centrale e i bordi a legaccio definiti e rifiniti ulteriormente con un meraviglioso bordo I-cord. Si continua a lavorare questo punto pizzo fino a raggiungere l'altezza desiderata, si ripete un altro bordo legaccio e si chiude della stola. La lavorazione è molto lunga, io non vi mentirò, ragazze, è più di 2 metri di stola, però secondo me è un lavoro che ne vale la pena decisamente. Una stola è quel capo che tutte noi abbisogniamo nella stagione di transizione, sicuramente per creare uno strato in più quando se ne presenta la necessità, per esempio, ma può essere usato anche in altre stagioni, per esempio al posto della sciarpa sotto o sopra un cappotto. Una stola così sotto a un cappotto fa qualunque outfit veramente specialissimo. Oppure nelle sere d'estate, quando la temperatura si fa leggermente più freschina e abbiamo bisogno di un qualcosina che ci difenda dal brividino notturno. Ed è
naturalmente estremamente versatile nell'essere abbinata, perché infatti potremmo abbinarla a tutti i nostri outfit più romantici e più femminili, come vestitini, come gonne, come camicette, ma anche a una semplice t-shirt e un paio di jeans. Davvero questo è un abbinamento pazzesco che mi piace tantissimo e che dà quel tocco di femminilità ad un outfit altrimenti un po' banale. E ditemi voi come la abbinereste, perché io sono sempre molto curiosa di leggere i vostri suggerimenti. Poi non dico niente sul colore, ma io credo che questo sia uno dei colori più belli in assoluto. Per la sua realizzazione ho utilizzato un filato Shetland che mi è stato gentilmente omaggiato da Penelope Filati. Penelope Filati è anche uno degli sponsor della Celebration Bag dell'evento a maggio, ovvero che c'è appena stato a maggio. E veramente io la ringrazio per la sua grande generosità, grazie mille. Credo che sia veramente doveroso da parte mia riconoscere le persone e le aziende che mi hanno appoggiato in questo progetto. Penelope Filati è un negozio online piemontese che ha una mission davvero molto molto interessante, ovvero si fornisce da piccole fattorie, piccole tintorie, piccoli allevamenti di Shetland locali e porta queste piccole produzioni in Italia. Quindi è veramente un prodotto molto artigianale che subisce anche i cambiamenti delle stagioni. Qualche volta un prodotto non è più disponibile perché proprio non arriva in Italia, e io trovo che sia davvero un bellissimo progetto. È anche una grande conoscitrice di tutto quello che è la lana Shetland, e se qualcuno dovesse avere bisogno di leggere o approfondire riguardo a questo filato, io vi consiglio di leggere i post che lei scrive su Facebook. Andatela a cercare quindi. Ma se proprio non volessimo usare la Shetland perché non ci piace, ahimè amiche, io ve lo dico, non sapete cosa vi perdete. Ma comunque, non dovesse piacervi la Shetland perché magari un pochettino vi pizzica, potete sostituirla davvero con tantissimi altri filati, altre tipologie di filati. Filati anche molto più morbidi, delle mescole con la seta, e avrete un risultato molto soffice e molto drappeggiato. Vi consiglio in ogni caso di usare dei filati belli sottili, perché la stola è davvero tanto grande e se usate dei filati più pesanti potrebbe essere un poco troppo pesante effettivamente. Potete anche sostituire con altre tipologie di filati, tipo per esempio un mohair, che però la farà molto più voluminosa, quindi dovrete comunque rivedere un momentino le ripetizioni dei moduli. E parlando a proposito di questo, io naturalmente ho proposto una stola secondo quello che è il mio punto di vista, la mia estetica, però posso comprendere che una stola così grande, così anche ingombrante, possa non piacere a tutti. Ebbene, sappiate che essendo suddivisa in moduli e comunque il pizzo avendo una certa ripetizione, voi potrete diminuire il numero dei moduli o lavorarne di meno per avere una stola più piccola, una stola più corta, e addirittura potreste pensare di trasformarla in uno scialle quadrato, che secondo me dovrebbe venire veramente bellissimo anche questa. Bene ragazze, io per oggi ho finito di parlare, corro a sferruzzare, invito anche voi a fare altrettanto. Come vi ho detto prima, trovate tutti i link necessari qua sotto. Vi do appuntamento alla prossima settimana con il prossimo protagonista, perché entriamo in una nuova stagione, ovvero l'estate. Chissà che cosa ci preparerà. Io vi saluto di nuovo, vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!